Quando la solidarietà viene fatta con il cuore, è ancora più bella da vivere. È con questo spirito che i giocatori del Bitonto Calcio hanno deciso di far visita al centro diurno per bambini Giuseppe Pugliesi, sito all'interno della Fondazione Santi Medici di Bitonto. Un pomeriggio molto toccante, pieno di emozioni per i fanciulli che si sono trovati faccia a faccia con i loro beniamini della prima squadra. Un'iniziativa fortemente voluta dalla società e ottimamente organizzata dal segretario della squadra Paolo D'Aucelli e che lo stesso vicepresidente ha rimarcato per importanza. Fa molto piacere presenziare, partecipare a questo tipo di incontri, di eventi. È bello dare un sorriso ai bambini, a noi piace particolarmente. Abbiamo iniziato già la domenica dallo stadio, invitando le scuole di calcio, invitando i ragazzi. Abbiamo colto l'occasione di queste giornate, diciamo, in vicinanza al Natale per dedicare un po' del nostro tempo a una fondazione che è particolarmente attenta ai ragazzi, ai bambini, a tutti, anche gli adulti che hanno particolarmente bisogno. Emozionatissimo anche l'unico giocatore bitontino in squadra, Cosimo Chicco Patierno. Sì, noi dobbiamo ringraziare questi ragazzi per questo invito. A me fa tanto onore, essendo bitontino, partecipare a questa manifestazione, diciamo, per questi ragazzi è un grandissimo onore. Sono contento di essere qua oggi insieme a tutta la squadra e speriamo che l'invito che già ho fatto ai ragazzi, li aspettiamo domenica, sono tutti ospiti nostri. I ragazzi del centro hanno omaggiato i calciatori con dei portachiavi fatti a mano e intonando più volte cori da stadio, mentre la società ha donato loro due palloni da calcio e una maglietta ricordo. L'occasione è stata propizia per la società per invitare ufficialmente i piccoli tifosi alla partita che si terrà domenica pomeriggio 22 dicembre allo stadio Città degli Ulivi. Nel corso del pomeriggio la squadra ha anche partecipato alla Santa Messa officiata da Don Vito Picinonna, alla presenza di alcuni tifosi che hanno voluto condividere questo momento di comunione con la squadra.